Siamo di Blog di Cultura e insomma ti volevamo fare un paio di domande. Un gran rientro al cinema dopo tanta televisione. Che impressione hai avuto? Com'è stato il rientro al cinema? È stato come quando la nave rompighiaccio entra. Rompe il ghiaccio, poi spera che si allarghi il ghiaccio. Io spero che con questo piccolo rientro al cinema possa allargarmi uno spazio piano piano, perché ho fatto tanta televisione ma il cinema poco. Sì, e ti ricordiamo infatti nell'ultimo film nel 2010, se non sbaglio. Sì, con Chris. Però se comunque il pubblico ti adora e ti adora per i Cesaroni, ti adora per tutte le tue apparizioni. Grazie. Senti, una piccola indiscrezione, qua ci chiedono, ma nei Cesaroni ci sarai ancora? No, nella Sesta non ci sarò, perché la Sesta è... so che stanno girando la Sesta e si chiuderanno alcune storie, appariranno nuovi personaggi che però poi credo portino verso uno... credo che si stia chiudendo sulla Sesta, ecco, credo, poi per quanto ne sappia. Io sono uscito alla quinta serie perché credevo che il personaggio aveva fatto tutto un percorso che si chiudeva lì. Senti, e un'ultima domanda, tu ami molto Alberto Sordi e hai anche un modo... che cos'è che ti... mentre reciti, in quale modo ti ispiri più al grande Albertone? Innanzitutto, per molti anni era come se io sottotesto gli chiedessi qui che avresti fatto, Albe? E lui me la mandava. E adesso credo che sia ancora così, senza che ci diciamo più niente. Che bello, un bel rapporto da maestro ad allievo, insomma, della grande scuola romana. Blog di Cultura, un caro saluto, grazie per essere qui, vi voglio bene, non sto su una piattaforma ma è proprio l'altezza.